Ciao, vuoi creare delle scritte olografiche carine come queste? Vieni a vedere come ho fatto. Andiamo, apriamo LibreOffice, ci creiamo una casella di testo, scegliamo il carattere che vogliamo e scriviamo il nome desiderato. Io ho scritto Vincenzo. Adesso sistemo un po' la camera perché non si vede un granché. Ecco, ho scritto Vincenzo con vari caratteri, qua ci sono tutti i font. Poi ho scritto anche Francesco. Consiglio la grandezza del font dai 12 ai 16 in base al tipo di carattere che scegliete, perché appunto soprattutto nel mio caso che utilizzo per decorare le penne c'è uno spazio di circa 7 mm di spessore, quindi capirai anche tu che se fai la scritta troppo grande dopo non ci sta, mentre se devi decorare cose più grandi va bene anche un carattere un po' più grande. Ecco, adesso ho scritto Francesco, lo sto scrivendo sempre con lo stesso carattere, dopo lo seleziono e cambio come ho fatto con Vincenzo. Questo è scritto tipo Old Wild West. Intanto si sente sotto la stampante che va. E poi ho scritto Antonietta, che è la mia mamma. Sto facendo una penna anche per lei. Anche qua si seleziona e poi si può cambiare il carattere come si vuole. Naturalmente si cerca sempre un carattere che sia bello ma anche leggibile, che non sia troppo con troppi ghirigori. Consiglio di mettere il grassetto per avere un po' più inchiostro dove si appunto si attaccherà la carta olografica. Adesso scrivo il mio nome. Casella di testo, ecco, scritto la mia firma, molto deciso nelle mie scelte, come vedete prendo un carattere e mi piace subito. Bene, e la parte facile è quasi fatta. Prendiamo ora la carta per le calcomanie. Io ho usato quella di Mondo Decal, dopo in descrizione sotto troverete il link.
lo inseriamo nella stampante e lanciamo la stampa. Una stampante laser comunque, sì. Questa qua è fatta per usare la stampante laser. Ed ecco la nostra stampa fatta. Il secondo step è fatto. Accendiamo la nostra plastificatrice, dopo vi lascio il link anche di questo, e mentre si scalda ci procuriamo un contenitore con un po' d'acqua, basta anche acqua del rubinetto. Ecco qua il contenitore con l'acqua che ci servirà dopo, vedrete perché. Scusate il casino, ma ho la scrivania piccolissima. Questa è una protezione dove andremo a inserire la nostra stampa con la pellicola olografica sopra, per non impastare i rulli della plastificatrice. Tiriamo fuori la pellicola olografica, forse ce la faccio, forse, ecco, ce l'ho fatta, bene. Ora tagliamo una striscia di pellicola larga quanto la stampa che abbiamo fatto, la casella di testo. Mettiamo via la pellicola olografica e appoggiamo la pellicola sopra le scritte. Cercando di non far pieghe, inseriamo dentro questo astuccetto che ho fatto io per proteggere appunto i rulli della plastificatrice, perché vi ricordo va applicata a caldo, quindi si impasterebbe sui rulli. Teniamo il primo passaggio, in teoria basta un passaggio, ma io ne faccio due per essere più sicuro, per essere sicuro che appunto la pellicola olografica si attacchi bene sull'inchiostro. Intanto prepariamo un po' di scotch, di blue tape. Ecco, ho finito il secondo passaggio. Apriamo, tiriamo via delicatamente la pellicola e come puoi vedere si è attaccata sull'inchiostro. Ora il blue tape serve. Ora tagliamo una striscia di blue tape, che serve per rimuovere tutti gli eccessi di pellicola dalla nostra stampa, per rendere pulite le scritte. Se guardi bene sul nastro rimane tutto l'eccesso di pellicola. Tiriamo delicatamente per non rovinare la pellicola trasferibile, che è finissima, e ripetiamo questi passaggi fino a quando viene fuori tutto bello pulito e chiaro. Faccio vedere questo, la settimana prossima ti farò vedere l'applicazione su una penna, e appunto ho deciso di fare un video dedicato perché l'operazione è parecchio lunga, poiché bisogna preparare la penna, poi bisogna trasferire la scritta e dopo bisogna finire tutto con parecchie mani di ciano acrigliato per proteggere il tutto e per rendere tutto bello vicino.
Ma questo è il video della prossima settimana. Quindi, se ti interessa, iscriviti e spunta la campanella, così quando uscirà il video non te lo perderai. Bene. Ecco, il risultato, come puoi vedere, è bello pulito. Ora lo inserisco in acqua, si piega e quando si apre, come in questo caso, come puoi vedere dentro la ciotolina, quando si riapre il rotolino è pronto per essere separato la pellicola dal supporto cartaceo. Intanto qua mi pulisco un'altra prova che ho fatto col mio logo, questo l'ho fatto un po' più grande per decorare scatoline o quant'altro, ho fatto anche quelli piccoli piccoli per attaccarli sulle penne. Ecco, come puoi vedere i riflessi olografici ci sono. Questo inseriamo in acqua, come vedi fa il rotolino piccolo. Ora sono passato un po' di tempo e delicatamente andiamo a sfilare la pellicola che è veramente veramente fina dal supporto cartaceo. In questo caso volevo prepararmi un po' di carta assorbente davanti, però lo spazio è poco. Comunque, ecco, l'ho appoggiata su un supporto assorbente per tirare via l'acqua in eccesso. Delicatamente con un altro pezzo, sempre di carta assorbente, passiamo per rimuovere tutta l'acqua. Dopo io ti consiglio se fai queste cose, di tagliare solo il pezzettino che ti serve e buttare in acqua solo quello, perché sennò, come vedrai adesso, se fai tutto insieme tende un po' a spiegazzarsi. Non è grave, però se tagli solo quello che ti serve e usi solo quello che ti serve avrai un risultato sicuramente migliore, ma te lo farò vedere meglio lunedì prossimo, nel prossimo video. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, come vedi si è trasferito, e ci vediamo lunedì prossimo, e basta, iscriviti, condividi, di solito sotto trovi tutti i link per la macchina, per tutto quanto. Ciao!